Mister, antivigilia della partita di Pavia, domenica scorsa abbiamo rincontrato Mangone, allenatore del Pavia. Questa domenica invece Pavia, a distanza di 3 mesi, un Pavia molto cambiato rispetto alla scorsa stagione. Ah sì, quindi il paragone è poco fattivo, bisogna andare a Pavia con una squadra che si è rinnovata, che comunque ha degli ottimi elementi, hanno acquistato anche questo ragazzo qui, De Sante, che è un ragazzo interessante, sugli esterni sono cambiati, hanno Guadalupi e Tatini che poi non ci sarà. Non c'è no. Però insomma penso una buona squadra, forse recuperano Mazzocco che secondo me nonostante l'età l'anno scorso è stato uno dei centrocampisti centrali più bravi, che ha sia qualità che interdizione, quindi comunque una squadra di tutto rispetto. La classifica la dice anche lunga in questa piccola Breve. parte di campionato, insomma hanno fatto un pareggio fuori casa, una vittoria in casa. Proprio degli esterni, un esterno che avevano loro è arrivato in settimana, l'ultimo acquisto Boldrini, che giocatore, come lo inquadri in questi primissimi allenamenti? Inquadrarlo nei primissimi È comunque un allenamenti, il esterno, voglio ragazzo dire. sì, è un esterno, questo lo sappiamo tutti quanti. No, perché l'anno scorso ha giocato anche trequartista, per quello che lo chiedeva, ha giocato parecchio anche nel ruolo di trequartista nel Pavia quando Carbone non c'era. Ha Comunque. giocato una piccola parte, insomma, quando hanno giocato qualche volta con due punte, con Carbone e con Pavoletti, mi sembra. Pavoletti inizialmente, e poi anche con Ferretti e lui di mezza punta, però insomma, lo può fare anche pianista. E quindi Certo. Ecco, mister, tra i tecnici che ho sentito stamattina e alcuni altri che non sono menzionati nella pagina di stamane hanno detto che lo Spezia è direttamente dietro a Verona e Cremonese, con, diciamo così, potenziali squadre brillanti del campionato. Tutto del sport. io non sono talmente bravo da giudicare le squadre avversarie e quindi non riesco a dare un giudizio già sulla mia, figuriamoci sugli altri. Loro sono talmente bravi di essere giudiziosi e nello stesso tempo molto critici. Poi non so chi hai sentito, se hai sentito quelli di Verona certamente dicono altre squadre, se senti quelli del, non so, per la zona bassa ti diranno che lo Spezia, siccome sapevano che tu eri di Spezia, volevano far figura con i lettori di Spezia e dicevano che lo Spezia è una delle pretendenze. Ecco, mister, dal punto di vista degli uomini hai a disposizione una cosa abbastanza importante. Stai provando in questi giorni a dare fiducia a Damian Musto. Come lo vedi dopo un mese e mezzo, 2 mesi di lavoro? Ma forse parliamo sempre dei singoli, non è giusto parlare dei No, ma singoli. non Io è un penso che giudizio, dove siamo arrivati, ecco, con la sua integrazione, quello volevo chiederti. l'integrazione di un giocatore che viene da un altro campionato, da un'altra cultura sportiva, da un'altra lingua, certamente insomma, ci sono anche delle difficoltà, però pian piano questo ragazzo si integrerà e sicuramente ci darà una grossa mano. Marco? Sì, il modulo principale è il 4-4-2, comunque hai detto che è una squadra molto versatile, la tua, quindi potresti cambiare schema a piacimento. Diciamo, ma c'è possibilità di vedere uno Spezia col trequartista, adesso che è arrivato Boldrini, insomma, che ha fatto anche il O trequartista, con Cesarini o anche. con Cesarini, non so se c'è la possibilità. Ma io sono abituato a lavorare. I moduli non si inventano, non è che la mattina ti alzi e cambi Certo. modulo, perché comunque la squadra ha bisogno di un adattamento e quindi sicuramente se ci sarà l'opportunità di cambiare proveremo anche a cambiare. Però penso che per ora andiamo avanti con questo modulo qui. Poi se c'è la possibilità di variare, penso che finora questo modulo abbia portato a giocare in un certo modo. Penso che abbiamo creato sempre occasioni, ci giochino con due punte, ma non giochiamo con due punte solamente, giochiamo con due esterni che non sono offensivi, sono ultra offensivi, giochiamo con due esterni difensivi che non sono due esterni difensivi, sono due esterni che hanno sempre giocato a centrocampo. Quindi voglio dire, ditemelo voi il modulo che stiamo giocando, poi se i numeri vi piacciono tanto giocheremo anche 4-4-2, non lo so,
come... Un mese e mezzo fa avevi detto molto importante che il gruppo rimanga tale, anzi si unisce ancora di più quando poi è il momento delle scelte. Dei giocatori che vanno in campo, vanno in panchina. Io sono qui per fare questo lavoro, insomma. Se tu per dire mi chiedi di Musso, vuol dire che devo mettere Musso. Voglio vedere, c'è questo interesse a vedere sempre un giocatore che non c'è, no? Noi dobbiamo valutare al momento. Al momento, se io faccio delle scelte, vuol dire che queste scelte sono per operare al meglio con queste scelte. Certamente non mi creo il problema di far giocare un giocatore che non è in forma, e quindi certamente le scelte cadono sicuramente su questo. Se ci sono alcuni giocatori che danno una certa affidabilità, noi li mettiamo dentro, perché è normale che sia così. Se ci sono altri che al momento non stanno benissimo, dobbiamo attendere, solo il tempo ci dirà che cosa andremo a trovare con questi giocatori. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Noi l'anno scorso abbiamo preso un giocatore che ha giocato con la nazionale cilena, non solo non ci ha dato una mano, ma è stato poco utilizzato, eppure era un nazionale cileno, quindi voglio dire, non è che ci possiamo preoccupare da dove uno viene, perché ogni giocatore che fa parte di questa rosa ha una sua storia, che può essere anche limitata, ma per dire, parlo di quello più meno accreditato al momento, che può essere per dire Lollo, ma comunque ci ha dato un grosso contributo con le ultime 7-8 partite fatte in un certo modo. Ma non è che per questo viene trascurato, noi cerchiamo di guardare un po' tutto. In questo momento qui abbiamo un esubero in alcuni ruoli, tranne se allarghiamo il campo possiamo far giocare altri giocatori. Dobbiamo scendere sempre in 11 e al momento faremo delle scelte per questo, senza crearci, almeno da parte mia, nessun tipo di problema, perché quando io faccio le scelte le faccio sempre in modo oculato, responsabile e professionale. Grazie.